Il carnevale in piazza mancava da tanti anni. Vedendo il risultato di oggi, insomma, forse è stato un po' uno sbaglio non organizzarlo sempre. Sì, questo è vero, però quest'anno insomma ci abbiamo messo del nostro. Devo ancora ringraziare le associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione comunale, quindi Rico Clown, Confesercenti, Vasto in Centro, Piccini in Fermento, tutti. Grazie veramente a loro, grazie di cuore. Questo deve essere un esempio e uno stimolo per continuare a fare sempre meglio, perché nei momenti in cui c'è questo supporto del privato si possono fare tantissime cose. Questa è la formula, visto che insomma i comuni i soldi non ce ne hanno tantissimi, però con le associazioni, lasciando possibilità di agire, poi i risultati si vedono, la gente c'è oggi. Certamente, è questa la formula, perché purtroppo oggi sì, è un classico dire sempre non ci sono soldi, ma purtroppo è la verità. E quindi nel momento in cui associazioni, ma soprattutto ecco, parliamo di privati, partecipano anche loro, io penso che sia possibile fare molto 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 di più. Mary Poppins, dove è andata? Dove con lo spazzacamino, dove andate? Facciamo un giro, la verità, e siamo accompagnati dai nostri pinguini. Pure anche, pinguini, guarda che bel pinguini. Lei è un po' cresciuta però. Sono la mamma. La mamma di tutti. La mamma pinguino. Com'è questa festa? È bella? Bellissima. Però mancava il carnevale in piazza? Sì, sì, è tutta un'altra cosa. Voi vi state divertendo? Sì. Sì, ci stiamo divertendo. Ma tu non sei vestito? Non c'ho il vestito. Il vestito da pinguino medio. Non ce l'ho. Va bene, buon divertimento. Che cosa avete preparato per i bambini? Noi abbiamo preparato Alice nel Paese delle Meraviglie, che è un percorso che si snoda lungo tutta via Santa Maria, e ci sono diversi stand. All'inizio c'è il Cappellaio Matto, poi c'è il Brucalif e poi ci stanno le regine, e ogni gruppo farà diversi giochi, e i bambini sono accompagnati da delle carte che sono appunto personaggi che si trovano con Alice nel cartone, e loro si divertiranno a fare questi percorsi. Non sono obbligati a stare solo a fare solo un gioco, ma hanno più giochi da compiere e da fare. Vi divertite anche voi più grandi? A voi, soprattutto noi più grandi. Festa solo per i bambini, perché insomma mi sembra che siete bambini un po' cresciuti, insomma vi siete mascherati, siete qui in piazza. Esatto, ci piace anche a noi divertirci, perché il bambino che è dentro di noi deve essere svegliato ogni tanto, e noi ci stiamo provando. Mancava un po' questo carnevale in piazza. Infatti, anche perché qui a Vasto veramente non è che si muovono molto, speriamo insomma di portare un po' di allegria. E insomma vabbè, i vostri costumi sono tra il tradizionale e il moderno, avete scelto un po'. Poi continueranno le feste di carnevale in questi giorni? Certo, sicuramente andremo a trovare i nostri amici, delle persone anziane che ci aspettano, faremo un po' di baldoria insomma. Buon divertimento. Grazie. Ciao. La storia è arrivata in piazza, l'abbiamo già sentita, oggi si sente dal vivo. Siete caldi con le ugole? Sempre, comunque se tu hai portato anche bicchieri è meglio. È meglio, vi riscaldate, però non fa tanto freddo. Vabbè, non fa tanto freddo, però. Finisce la gola. Senza Fernando va bene lo stesso. Vabbè, ma è sempre un amico Fernando, perché è lui il promotore che fa. Io e lui abbiamo fatto questa ripresa, però è sempre lui che fa tutto. Buona storia. Grazie, grazie. Oltre
oltre a preparare le merende per i bambini, avete portato anche due asinelli che sono molto accarezzati da tutti quanti perché sono simpatici. Vengono anche loro dalla fattoria sociale. Perché sono qui e cosa fanno? Perché c'è un progetto che si chiama Gli asini regalano sorrisi, è promosso da tutte le scuole del Vastese che si sono messe in rete e praticamente c'è l'intenzione di fare delle attività didattiche, educative e terapeutiche in futuro di mediazione con l'asino, perché l'asino è un animale particolarmente adatto per ragazzini, persone che hanno particolari problemi comportamentali, relazionali. E quindi ci stiamo formando un gruppo di docenti coadiuvati da due psicologhe e un'operatrice sociale. Ci stiamo formando per poter fare in futuro presso questa fattoria di recinto di Michea queste attività. Possiamo disturbare, sì. Vi state divertendo più voi o più i piccoli? Mi sa più noi, quasi quasi, no, entrambi. Cerchiamo di fare festa in questo modo, insomma mettiamo a disposizione quello che sappiamo fare per far divertire un po' tutti. Anche gli adulti, ho visto, qualcuno si avvicina. Com'è questa festa? Beh, molto, molto bella, molto partecipata, un sacco di gente, era da tanti anni che mancava il carnevale e noi siamo solo che contenti. Questa festa? Sì, 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 sì. Ma com'è questo carnevale a Vasto? Je dirais que le carnaval è bien, c'est bon. E ça se passe bien. È molto bello, sta procedendo bene. Lui mi diceva prima che è la prima volta che capita che assisti a questo carnevale. Non è mai partecipato, al paese tuo non si festeggia, non c'è. Hai fatto, ma io no. No. Però io la prima volta che io ho visto carnevale, sì. Adesso poi fate qualcosa, cantate? Sì, allora diceva che lui canteranno anche in italiano e canterà anche la sua lingua originale e canterà una canzone che ha composto lui, è una canzone che parla della gente in Italia, anche se quasi oggi è il giorno degli innamorati, anche dedica anche a loro questa canzone. C'è anche la consulta a questo carnevale, voi siete un po' grandicelli rispetto agli altri, però tutti mascherati. Eh sì, per forza, comunque la partecipazione attiva da parte della consulta, chiamata in collaborazione da parte di Rico Clown, è sicuramente un modo con cui la consulta può dimostrare la vicinanza a un'iniziativa così interessante, così importante per la città del Vasto come quella del carnevale. State preparando il premio per la maschera più bella? Sì, esattamente, siamo stati appunto coinvolti da Rico Clown in questa iniziativa e ci è stato proposto appunto di partecipare con questa giuria e come è possibile vedere siamo riusciti facilmente a coinvolgere tutti i ragazzi interessati a questo tipo di iniziativa e speriamo che di poter aiutare, di poter allietare il carnevale della gioventù astese. C'è anche una Befana a questa festa di carnevale, non è un po' fuori stagione? No. No? Con le scrippelle, il liquore, c'è di tutto, c'è. Sì, 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 sì. Questa bici strana? Fatta da me. Fatta da te? I bambini piace? Speriamo. Buon carnevale. Grazie altrettanto. Thank you.
qualche cosa in televisione. Dai, dai. Ok, io faccio scorrere i carte, tu mi devi dire semplicemente stop. Entro Natale però. No, no, siamo pronti. Ok, vai. Stop. Stop, prendi la carta, osservala attentamente. Ok, tu la devi osservare e inseriscila dove vuoi. Così, perfetto. Abbiamo inserito all'interno del mazzo, la possibilità di manipolarla e fare nulla perché come vedi ho squadrato tutto, però tu hai toccato la carta, hai toccato solamente quella, hai impresso un'impronta magnetica in quella carta. Io adesso toccando così e facendo scorrere tutte le carte, le butto proprio, letteralmente, mi rimarrà incollata nella mano solamente la carta tua. Guarda, No. Qualcosa. Scusa un attimo, questo le metto a posto. È andato storto. Doveva essere una. Sicura che tu l'hai presa una sola e non due? Una. L'hai presa una. Se tra le due c'è quella lì, me lo consideri lo stesso come buono. Quale delle due magari la consideriamo buona? Questa qui, che carta era la tua? Sette di fiori. No, qui c'è un 3,5 e qui c'è un 3,5 di fiori. Fa 7 di fiori, ok. Ci siamo riusciti, grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.